Perfetto, eccoci qua. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Vabbè, mi conoscete. E abbiamo con noi Orazio Ferignani, che sarebbe il proprietario del canale Voto di Protesta e voto del sito votodiprotesta.it. Ciao Orazio e benvenuto. Ciao a tutti. Allora, una cosa fondamentale. Io ho voluto fare questa diretta, ovviamente non perché la gente deve andare per forza il 25 settembre a fare il voto di protesta. A me non me ne frega niente, scusate, ve lo dico proprio alla romana, ma per una corretta informazione, perché ci sono troppe dicerie, troppe farse, cioè viene troppo demonizzata questa cosa. E quindi ho preferito comunque parlare e far venire in diretta Orazio, che comunque so anni che fa il voto di protesta e che comunque chi meglio di lui può spiegare come funziona. Orazio, parto con la prima domanda, proprio secca e precisa. Che cos'è, proprio in due parole, il voto di protesta? Allora, per avere, diciamo, una dimensione più ampia della visuale, occorre partire addirittura dalla Costituente, cioè dalla Commissione Costituente della Costituzione del 1947-48. Non la faccio lunga perché la cosa delle varie sedute che sono state necessarie per mettere appunto le procedure sarebbe troppo lunghe sviscerarlo, però quello che è importante sapere è che tutto nasce da lì e poi per, diciamo, normalizzare in maniera formale il tutto con il DPR del 361 del 1957 si è normata qualunque manifestazione operativa e necessità di giustificazione operativa per il voto, per le elezioni. E quindi la situazione diciamo, è stata fossilizzata, diciamo così, in forma definitiva appunto con questo DPR, all'interno del quale, se uno se lo studia, c'è descritto tutto, come ho appena accennato, cioè tutte le varie fasi sono ipotizzate e, diciamo, regolarizzate in maniera definitiva. Il guaio è che purtroppo, come sempre succede anche a livelli più alti, anche accademici, c'è tanta gente che parla e non sa un cazzo di niente di quello di cui parla. Ma io lo riscontro continuamente, con i parlamentari non ne parliamo. Quindi questo per dire, insomma, che chi si alza prima la mattina, il primo gallo che si alza si canta, diceva mia madre, no? Esatto, va bene. Quindi In non è una Italia questione di mi merito. stupirei del contrario, Orazio. Non è una questione di merito, è proprio solo chi si alza prima, parla prima e poi dà il là. Allora, nel caso specifico della protesta, è una delle due possibili alternative che l'elettore ha, e cioè quella di andare a fare il voto, come si dice, il voto non conosciuto, il voto anonimo, ecco, non mi veniva, il voto anonimo, come sempre, diciamo, regolarmente fatto in tutti questi ultimi 70-80 anni, e dove però uno anonimamente può scrivere, può distruggere, può scarabocchiare, può metterci i falli disegnati, quello che vuole, oppure vota un partito o una persona. Quindi, diciamo, quella è la modalità che la gente riteneva che fosse l'unica possibile. E invece, giustamente, i nostri padri costituenti e poi successivamente anche i parlamentari, quando ancora il Parlamento era costituito da persone un po' più serie di queste attuali, ha pensato bene di prevedere anche, diciamo, la via di fuga. Perché? Perché se uno è vero che ha il diritto e dovere di andare a votare e quindi fare la sua, diciamo, la sua presa di posizione, diciamo così, ecco, no? Intellettuale, culturale, politica, eccetera, di esprimere
che esprime attraverso questo voto. Beh, da una parte c'è questo obbligo, questo dovere, diciamo meglio, e dall'altra invece c'è questa possibilità di assumersi direttamente la propria responsabilità. Cioè uno va lì di fronte al presidente o al segretario del seggio e dice: guarda, io non partecipo come un perfetto idiota vestito e pasciuto, e invece voglio dare la mia definizione precisa, esatta, anche verbalizzando nome, cognome, mio indirizzo, eccetera, e poi essendo qui quindi identificabile anche sotto il profilo giuridico e penale eventualmente, e mi assumo le mie responsabilità e dico quello che cazzo dico io e non quello che dice il legislatore, cioè il legislatore, il parlamentare o peggio di lui la segreteria del partito, no? Quindi questo è il concetto. Finalmente, dopo tanti anni, perché ovviamente i partiti tiravano l'acqua al loro mulino e non ne parlavano mai, la comunicazione non aveva mai diffuso questa serie di informazioni che stiamo andando a mettere a disposizione ormai da 7 anni, perché noi non ci siamo inventati, noi di Alba Mediterranea non ci siamo inventati adesso di fare il voto di protesta, ce lo siamo inventato già 4 o 5 elezioni fa, adesso non mi ricordo neanche bene esattamente. Allora il discorso è questo: bisogna avere ben presente il fatto che è possibile fare come tutte le cose, cioè tu puoi fare o non fare, no? E nella vita, qualunque azione stai compiendo in qualunque campo, in qualunque settore, puoi andare a metterti in, diciamo, in fila con tutti gli altri per il seguimento, oppure andare a prendere la tua visibilità autonomamente facendo una serie di azioni esattamente contrarie e comunque in ogni caso personali e identificative. Quindi, per tornare al discorso e capire bene, il discorso è che la libertà di scelta deve essere sempre garantita, e quindi anche in questa fase elettorale uno, se vuole, dice: no, io a questo gioco non ci sto, non sto a piegarmi alle direttive della segreteria di partito, ma prendo la mia autonoma decisione facendo verbalizzare quello che penso io della situazione, assumendone ovviamente le responsabilità. Quindi, nello specifico, quest'anno che cosa abbiamo fatto questa volta? Che non è la prima volta, credo che sia la quarta o la quinta, adesso non mi ricordo esattamente le volte che abbiamo applicato questa modalità del voto di protesta. Allora, il voto di protesta è perfettamente descritto sia dalle leggi della DPR, sia dalle circolari ministeriali, sia addirittura dalle circolari prefettizie. Quindi c'è tutta una serie di spiegazioni ulteriori, di dettagli, di precisazioni che nella legge non erano state tutte previste o che non erano state descritte nel dettaglio, e poi appunto il Ministero degli Interni e le prefetture hanno dovuto in questi anni apportare delle precisazioni che possono essere utili sia per chi gestisce il seggio, sia per chi gestisce la schedatura, e sia per chi gestisce l'archiviazione. Allora, raccapezziamo un po' tutti i vari punti che ho messo in evidenza. Allora, chi vuole quindi può fare varie operazioni di fronte al segretario o al presidente del seggio, può tranquillamente fare due diverse, diciamo, tipologie a grandi linee che distinguono le possibilità date dal voto di protesta. Cioè, uno, immediatamente quando si presenta di fronte al seggio dice: no, io non voglio prendere la scheda, non la voglio proprio, e dice, e quindi con quella negazione e precisazione
lui mette in moto un procedimento, cioè quello della invalidazione della scheda, e quindi la scheda risulta non votata e non valida, e quindi non conta, diventa immediatamente nulla. E questa è una prima fase. Contemporaneamente a questa fase, lui può continuare poi a dire: io voglio rifiutare le motivazioni della mia scelta, e può dire semplicemente, vagamente, disconosco il comportamento tenuto dal Parlamento e dalle forze politiche in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e quindi do il mio dissenso e non voto nessuno perché nessuno mi rappresenta. Questa, diciamo, la modalità, la prima modalità da mettere in evidenza, che la prima modalità deriva dalla decisione immediata, quando mi presenta il seggio, di dire: no, non voglio la scheda. Viceversa, può avvenire la seconda fase, la seconda modalità, e quella invece di procedere in maniera un po' più arguta, un po' più furbesca, e cioè dire, presentarsi davanti al seggio, fare esattamente come si fa normalmente nel comportamento dell'accettazione delle schede, per poi andare nella cabina elettorale. E quindi che cosa succede? Che l'operante, cioè quello che sta lì, il frontman, diciamo così, quello che sta lì di fronte, che non è ovviamente il segretario neppure il presidente, timbro e sigla. Allora, in quel momento lì, nel momento in cui uno riceve la scheda elettorale, a quel punto uno, dopo che ce l'ha in mano e dopo che ha visto che il timbro e la firma, allora a quel punto dice: io mi rifiuto di andare a depositare il voto anonimo, ma voglio fare una mia dichiarazione di presa di posizione. A quel punto riparte tutta la procedura e quindi il presidente o il segretario prendono il verbale, anche nel primo caso prendo il verbale, e ciascuno viene inquadrato, definito con tutta una serie di informazioni che identificano la persona e identificano anche la sua volontà di esposizione. In questo secondo caso altrettanto, cioè, il presidente o il segretario prende il verbale, formalizza il fatto con una serie di cose, e per di più però l'elettore può anche, come nel primo, come anche nel primo caso può dire appunto: allego a questa mia dichiarazione un documento. Questo documento è quello che ho messo a disposizione lì sul sito di voto di protesta, e che è disponibile per chiunque lo voglia scaricare. Se lo scarica, se lo stampa e lo mette agli atti, lo deposita lì di fronte al presidente del seggio, sia nella prima fattispecie sia nella seconda fattispecie, e a quel punto noi abbiamo fatto una molto più grave deposizione agli atti. Che cosa abbiamo fatto? Tutte le altre volte noi facevamo il voto di protesta, cioè dicevamo: ci girano le palle, ci siamo incazzati con tutto il sistema elettorale italiano, sia col Parlamento, sia con i candidati, e sia con il programma elettorale di ciascuno dei partiti, però era una voto di protesta. Stavolta invece non è un voto di protesta, ma è una sentenza di condanna. Cioè, se tu vai a vedere lì gli elementi che sono inseriti in questo modulo che mettiamo a disposizione, in questo stampato trova una formula di condanna con atti, con definizioni, con precisazioni, con richiami a momenti, a situazioni, a contesti, che ovviamente sono una chiara manifestazione di censura, di condanna, quindi non solo una protesta, ma ti dico: guarda, sei un figlio di puttana, perché voi presidenti, voi ministri, voi parlamentari, in questi ultimi anni avete fatto la puttana meretrice che vende non solo il culo suo, ma quello della mamma. Certo.
Quindi questo è il progetto, cioè andare oltre al momento della protesta, ma arrivare alla definizione completa, esaustiva e definitiva della presa di posizione di censura e condanna. La cosa importante, Orazio, scusa se ti interrompo, ovviamente è ricordare di non toccare ovviamente le schede che ti vengono consegnate. Scusa, non ho sentito, ripeti? La cosa importante, quando tu vai e ti fai riconoscere, porti il documento e tutto quanto, nel momento in cui ti danno le schede, ovviamente non toccarle. Avvicinati perché non ti sento bene. Mi senti adesso, Orazio? È un po' meglio, sì. Ok, dicevo, nel momento in cui tu vai a fare questa cosa, questo atto, questo voto di protesta, ti consegnano, tu hai consegnato il documento, hai consegnato la tua scheda elettorale. Nel momento parla più in cui lento, non ti sento, parla più lento. Purtroppo c'ho l'udito che sta andando e per di più c'ho il portatile che ha un volume molto basso e non, c'ho proprio il alto, aspetta, non c'ho più cosa, le cuffie, non c'ho le cuffie questi giorni. Mi senti adesso? Sì. O così adesso ho levato la telecamera e mi avvicino il telefono. Bravo, così si sente molto meglio. Sì, ok, perfetto. Allora dicevo, nel momento in cui noi entriamo al seggio, la cosa importante quando loro ci danno la scheda elettorale è non toccarla e rifiutare la scheda e dire che no, facciamo il no, voto. Sono due elementi. No, no, sono due le possibilità. O eviti di toccarla e quindi il voto è nullo e la scheda è nulla. Oppure la tocchi dopo che te l'hanno timbrata, te la danno per andare in cabina elettorale e tu la prendi, avendola presa quella scheda è un voto valido perché c'ha un numero di serie, capito? Okay. Quindi quel voto è, la scheda è valida, è il voto che è nullo, capito? Okay. Però quindi passiamo, sotto il profilo giuridico, sotto il profilo giuridico legale, il voto è un voto a tutti gli effetti salvo quello elettorale, capito? Ok, però passiamo alla questione principale che tanti ovviamente dicono che non è così. Non cosa, serve quando essere eletti o per fare leggere, ma serve come attestato, capito? E che soprattutto attestazione giuridica. Non ti sento. Perfetto. Mi senti Pronto? Adesso, Orazio? Orazio? Non ti sento. Orazio, mi senti? Pronto? C'è un po'. Orazio, mi senti? È lontanissimo. Mo? Adesso un po' meglio? Sì, adesso sì. Ok, allora una cosa fondamentale che tutti quanti dicono, fa questa cosa, quando noi prendiamo la scheda e poi facciamo il voto di protesta, fa affluenza e fa percentuale? Te lo sto dicendo, se tu prendi la scheda con il timbro e la firma, tu risulti come affluenza e come percentuale. Se invece non prendi la scheda non, tu non voti, è come se non avessi partecipato al voto, e però tu puoi fare la dichiarazione del tuo pensiero, ma non è un voto. Viceversa, se la prendi, risulta come voto anche se non ha funzioni elettorali, capito? Però capito okay, in questo caso non sarebbe preferibile non toccarla proprio la scheda? Ma quella è una scelta vostra. Io andrò a votare e la scheda la ritiro e faccio valere la mia presenza a tutto tondo, non solo tramite il verbale che farà il presidente del seggio o il segretario, ma anche perché io ho una scheda votata. Quando io ho la scheda elettorale mia, lì risulta col trimbo che io sono andato a votare, capito? Ok. Facciamo una cosa importante. Tu però ovviamente quello loro potrebbero, ma quella poi sarebbe una percentuale a parte rispetto alla questione votante. Adesso ci arrivo. Allora, una volta che poi uno ha compiuto la scelta se vuole prendere la scheda o non la vuole prendere, e in ogni caso comunque ha fatto una dichiarazione a verbale e in entrambi i casi può eventualmente allegare qualunque modulo lui ritiene di aggiungere per giustificare la sua scelta, o addirittura utilizza il nostro modello per giustificare non solo la protesta ma addirittura la condanna, a quel punto che cosa succede? Succede una cosa importante, e cioè in ogni caso
in ogni caso il verbale va alla sede del comune, all'archivio del comune di zona, quello diciamo in riferimento al seggio elettorale. Quindi la scheda e anche il verbale andranno insieme ad altri a fare un archivio, diciamo così, un insieme di schede che rimarranno lì dentro l'archivio del comune, quindi non andranno all'ufficio elettorale della provincia, della prefettura, no, andranno al comune. Dopodiché una copia di questo verbale andrà anche alla segreteria della Camera dei Deputati e quindi è a disposizione di chiunque a qualunque titolo, non ha importanza di avere diciamo, motivazioni di nessun genere per andare a vedere e a leggere che cosa chi ha fatto il voto di protesta ha detto. Quindi ad esempio io 4-5 anni fa sono andato in vari comuni della mia zona dove sono andato a estrarre appunto i dati di queste persone che avevano in questi comuni eseguito il voto di protesta. Quindi io ho i dati, nomi e cognomi e quant'altro di queste persone che e quei dati lì stanno lì per 10 anni. Quindi non è quindi a me allora c'è una circolare che mi pare che ho pure messo sul sito web di votodiprotesta.it che è disponibile per andare a vedere proprio l'iter che fanno queste schede, questi verbali. Lì c'è spiegato tutto. E è praticamente una delle varie teche, diciamo così, di schedari, è uno di questi schedari dove vanno allegate tutte i voti dati dai vari partecipanti alle elezioni in quel seggio che vengono riunite in una questa scheda che è la settima scheda, ci sono un'altra serie di schedari, quello ovviamente che raccoglie le schede di voto in cabina, che siano nulle o non nulle, è una scheda, è uno schedario unico, no? Un contenitore unico, diciamo, no? Che è quello privilegiato. Però poi c'è tutta un'altra serie di schedari e di contenitori di vario diverso, diciamo sono buste dove vanno, ecco non è la parola, sono bustoni, sono dei bustoni dove vanno inserite questi verbali e queste schede di protesta. Ecco, quindi ha un procedimento, diciamo un iter che viaggia in maniera completamente separata da quelle delle schede di voto normali alla cabina elettorale. Non so se è chiaro. No, l'importante, sai perché, Orazio? Perché ovviamente c'è tanta disinformazione su questo, Orazio. Comunque chi pensa che faccia affluenza, chi pensa che comunque venga, insomma, tante stupidaggini, come sappiamo ovviamente in questi 3 anni se ne sono dette proprio a bizzeffe. E a me la cosa che mi premeva ovviamente era dare una corretta informazione a tutte le persone che ci seguono e che hanno intenzione di fare questa cosa, quindi per me è importante. Certo. Orazio, ti posso mettere, ovviamente posso far fare una domanda alla persona che ha la mano alzata, lei è Anna, fa questo voto di protesta ormai da 40 anni. Bene. Quindi vorrei che magari sentiamo che cosa mi farebbe piacere, poi ovviamente ci salutiamo perché capisco gli impegni, però lei mi premeva perché ovviamente sono contento che è venuto in diretta, non lo sapevo, però magari lei lo fa da tantissimi anni. Aspetta. Bene. Anna? Ciao a tutti, ciao Orazio, ciao Danilo. Ciao Ranna. Ciao Anna. Ranna. Anna da Udine. Ah, ok.
Allora, ciao, volevo dire solo che ho una perplessità su una seconda parte che tu hai detto. Allora, sulla parte, io sono anni che faccio questo tipo di voto, chiaro, sono una goccia nel mare, ne sono consapevole, almeno nel mio seggio. Pensa, considera anche che sono anche scrutinatrice, non mi viene sulla parola, scusate. L'ultima? No, non ho capito. No, non ho capito che hai detto delle ultime parole. Io sono scrutinatrice. Sei una? Scrutinatrice. Scrutinatrice. Ah, scrutinatrice. Sono nel seggio. Sì, vabbè. Quindi sembrano sciogli lingua. Sì, veramente, mi si cosa la lingua. Allora, considera che io faccio quel lavoro lì, e non ripeto, più faccio il mio voto di protesta. Sulla parte che tu dici, tu prendi in mano la scheda e viene, tra virgolette, passami il concetto, segnalato il nome, io non lo trovo giusto, cioè giusto nel senso che non è così, cioè? Nel senso che il voto è segreto, quindi tu non puoi andare su un verbale con nome e cognome che tu hai fatto il voto di protesta, però è così, no, è non così. È così, scusa, non è così, ci viene solo segnalato questo voto di protesta che c'è stata una elettrice che ha fatto il voto di protesta, ma non c'è nome e cognome. Sì, in quello che lascia, nel verbale che lascia il presidente o il segretario, sì, ma in quello che è il modulo che mettiamo noi ci sono tutti i dati, addirittura c'è anche il numero di telefono. Perché? Sì, perché alla fine sì. dei giochi, una volta che uno è uscito dall'ufficio elettorale e ha la possibilità, fa la foto con il cellulare e poi ce la manda. Perché la finalità di questa nostra procedura è quella di conoscerci tutti l'uno con l'altro, in modo da creare un volano all'interno del quale ci si può contattare all'esterno e finite le elezioni, creare un movimento d'opinione veramente presa con profonda animosità, con profonda partecipazione, perché così si può riuscire a costituire un manipolo, scusatemi il termine un po' fascistoide, ma che comunque si capisce meglio, un manipolo di avanguardisti, di persone che vanno avanti e procedono, anticipano le scelte, perché così creeremo un movimento davvero coeso, davvero convinto, perché ciascuno di noi avrà preso una presa di posizione definitiva e inalienabile di fronte alle istituzioni, anche di fronte alla magistratura eventualmente, perché non è detto che chi faccia questo tipo di atto di condanna non sia poi in qualche modo attenzionato dai servizi, capito? Se non altro. Ma guarda, questa cosa non me ne può fregare di meno, nel senso dei servizi, non servizi, ormai, vabbè, lasciamo stare, non ti parlo del mio excursus politico. Ti Però, sento male, scusa, ripeti, ecco, ripetilo, stai allora, vicino al microfono, se no. ma io ho l'auricolare, più vicino di così non riesco. No, così ti sento benissimo, così ti sento benissimo. Se non me lo metto in bocca direttamente. Allora, volevo dire, sul fatto di servizi o non servizi, non ti sto a raccontare il mio excursus politico, però una cosa che non trovo, non passami il termine, giusta, è questo palesarsi sul fatto del voto di protesta. Ma Ti non è un spiego il motivo. obbligo, non è un No, 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 obbligo. no, non sto Chi parlando vuole di lo fa, chi obbligo. no, no. No, ma poi un'altra cosa, perdonatemi, un'altra cosa, ovviamente lui sta dicendo, perdonatemi, chi vuole fa in un modo, chi ovviamente vuole fare il voto di protesta che non vuoi toccare la scheda, sei libero di fare quello e mettere a verbale Assolutamente che tu. sì. Il classico voto di protesta che facciamo ormai come tu fai da 40 anni, Anna. Esatto. Ma allora Io lui trovo la ovviamente. formula iniziale migliore.
Sì, esatto. Poi ognuno, come noi siamo sempre per la, ricordiamoci sempre, Anna, che siamo sempre per la democrazia, non dobbiamo andare contro chi Assolutamente. vuole votare o chi vuole fare un voto di No, no. protesta differente, perché sennò ovviamente ci scambiamo questi quattro coglioni che ci governano e assolutissimamente no. Oppure chi ti obbliga e dice che devi andare a votare per forza? No, non è vero. Ci sono dei vari Infatti. modi che ovviamente sono tutelati dalla legge ed è giusto che uno fa. Secondo me, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Questo Allora, ovviamente mi preme dirlo assolutamente perché sì. poi ovviamente Però ci sono dei modi per fare, come ha detto Orazio, dei voti di protesta. Secondo me, anche secondo una mia opinione, è più giusto fare che non prendi la scheda. Secondo me, poi ognuno, sì. ripeto, fa quello che vuole, non si tocca la scheda e si fa mettere a verbale con tutto quanto, con il foglio, te lo fai uno te lo fai timbrare, uno lo dai a lui e Sì. hai fatto ovviamente il tuo voto di condanna, scrivendo Esatto. anche che vai contro questa politica di merda. Esatto. Questo secondo la forma migliore per il semplice motivo che diventa troppo articolata anche la seconda parte, anche per persone che non hanno mai fatto questo tipo di protesta, E questo voto di vabbè, protesta. purtroppo. Ecco, quindi Purtroppo secondo me la viviamo in un formula mondo. migliore è quella del non toccare la scheda, presentare i tuoi due bei foglietti, fatelo timbrare e siglare dal presidente di seggio, punto, finisce lì. In 3 minuti hai fatto tutto. Certo, ma poi ripeto, come ha detto Orazio, giustamente poi ognuno è libero di fare ciò che vuole e a me mi preme dire questo, nel senso che comunque noi siamo, ripeto, non possiamo imporre un qualcosa a No, ma io non è che qualcuno. impongo, No, 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 Anna, è non è un riferita a te, consiglio. lo sai, Anna, io ho massimo rispetto di te, lo sai, parliamo sempre, quindi, Grazie, certo. esatto, quindi figurati, però è giusto che ognuno di noi sappia che ci sono varie cose che uno può fare quando va al seggio, votare, fare il voto di protesta in un modo, fare il voto di protesta in un altro, poi se uno vuole rientrare addirittura anche nella percentuale votante, ovviamente secondo me è sbagliato perché dobbiamo dare un segnale forte. È più giusto, ovviamente, secondo me, addirittura qua lo dico e qua lo nego perché dirò una cosa, non andare se uno vuole, anche se secondo me qui ci sono comunque delle, io ho un remore contro sta cosa perché ovviamente non andare significa magari le schede in bianco, secondo me potrebbero andare a finire alla maggioranza e questo non me lo Assolutamente toglie sì, nessuno dalla questo te lo testa. confermo io. Esatto, quindi secondo me la cosa più giusta, questa è una mia opinione, fare il voto di protesta, quello classico. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, disegnarci, pulirci il naso, soffiarsi il naso, può fare quello che vuole, per non dire altre cose ovviamente. Però ognuno può fare ciò che vuole. Però secondo Certo, me, assolutamente. grazie Anna, ovviamente ti Ciao, ringrazio grazie a voi. sempre. Grazie Ciao. Orazio, io ti Ciao ringrazio Orazio. nel senso. Ciao. Io ti ringrazio Orazio nel senso che sei stato ovviamente esaustivo ed ovviamente hai chiarito tantissimi dubbi. La cosa che mi premeva era il fatto di questa cosa della percentuale e ovviamente dell'affluenza. Ovviamente sono due cose totalmente separate. Se uno vuole rientrare nell'affluenza ha vari modi. Se uno non vuole rientrare nell'affluenza e nella percentuale fa il voto di protesta classico, cioè che non tocca proprio addirittura la scheda. Sì, infatti. Questa per me è la cosa più importante. Orazio, io ti ringrazio e grazie della tua presenza e ci sentiamo e poi ovviamente se vuoi ti giro la diretta, in modo che comunque è sempre buono, è buono averla. Grazie, Mi passi la registrazione, io poi la divulgo. Orazio, sei stato gentilissimo e ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie altrettanto a te. Ciao. Ciao a Ciao a tutti, tutti. ciao, grazie, grazie.